Il premio Nino Di Giacinto per il contributo alla crescita di Teramo è un Oscar alla teramanità. Giunto alla sua 11ª edizione, è nato per rendere merito a quei teramani che nei diversi ambiti hanno contribuito e contribuiscono a far crescere la città. Tra i premiati per la sezione giornalismo la collega Anna Fusaro del quotidiano Il Centro e per lo sport l'attuale presidente del Teramo Calcio Franco Iachini. Attraverso il ricordo di Annino si vuole dare risalto all'attaccamento al territorio, alla teramanità e anche a tutte le, diciamo, le arti e gli ambiti che Annino ha toccato nella sua vita artistica e anche da teramano. In fondo questo premio ad Annino Di Giacinto è un premio culturale. È un premio culturale perché premia i tanti aspetti della cultura teramana che naturalmente sfociano in tanti campi, come tutti ormai saprete visto che siamo all'ennesima edizione, e ci piace durante l'anno passeggiare per la città, confrontarci noi giurati proprio per vedere tra le strade, nei negozi, nelle realtà diciamo di vari aspetti quello che può essere la cultura di Teramo, e quindi man mano scegliamo quelli che sono le persone per quest'anno, perché tante ce ne saranno, che, alle quali viene attribuito questo premio alla teramanità. Il premio è stato organizzato come sempre dall'Associazione Culturale Porta Romana Bella, presieduta da Marcello Schillaci, fratello di latte di Annino Di Giacinto. Chi era Annino? Annino era mio fratello, ma mio fratello reale. La storia la si conosce, adottato da mia madre, lui aveva 3 giorni, io 7 mesi, però diciamo la simbiosi c'è stata fin da subito, e lontano da me è sempre stata l'idea che non potesse essere qualcosa che mi appartenesse dentro, per cui questo premio nasce anche per da parte mia proprio di tenere in vita questo grosso personaggio, questo fratello straordinario, meraviglioso, sensibile. Questo era Nino per me.